Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Voghera e tra pochissimo tre persone fermate in maniera casuale per le vie della città risponderanno a una delle principali notizie delle ultime ore. Nel mese di novembre, in un'intervista ad Occhio Pavese, Fabio Aquilini, che è leader del Movimento Civico Italia del Rispetto, aveva spiegato che nel corso di una serie di confronti tra lui e i cittadini era emerso il dato secondo cui i vogheresi ritengono che il ballottaggio tra Ghezzi e Barbieri, che si terrà nel nuovo anno come tutti sappiamo, non ha più senso. Secondo l'ex leghista, infatti, per i cittadini è importante ritornare ad un voto generale che coinvolga tutte le realtà politiche locali. È d'accordo con questo dato emerso da questi confronti oppure no? Ma io direi di sì, visto anche quello che è successo precedentemente col sindaco Barbieri, che insomma, mi pare che non è che abbia fatto benissimo, diciamo, e perciò sono d'accordo. Pensa che i vogheresi dovrebbero avere una scelta più ampia? Assolutamente sì, direi di sì, se lo merita questa città, direi. Solo il ballottaggio. Come mai? Perché noi ci eravamo espressi chiaramente e quindi riandremo a fare il ballottaggio per proporre la stessa cosa. Lei non crede che lo scenario politico sia in qualche modo cambiato? No, non credo più a nessuno io. Ma il problema è che l'attuale legislazione prevede che in questo caso si vada a ballottaggio e quindi non mi sembra che uno debba inventarsi delle leggi ad hoc per le leggi sono queste e rispettiamo le leggi. Non mi sembra che ci sia discussione da fare in questo senso. Quindi secondo lei può essere magari che sia stato detto per attirare un po' l'attenzione? Probabilmente sì, se io facessi le leggi sulla la Costituzione magari farei una cosa diversa, ma è questo qui. Sempre secondo questi confronti è emersa la sfiducia nei confronti della politica e dell'uomo politico e le preoccupazioni per un portafoglio più leggero a causa dei costi che si sosterranno per questo ballottaggio che ci sarà col nuovo anno. Si riconosce in questo oppure no? Direi di sì, visto che sono cittadino voghereso, assolutamente sì. Senti, peggio di così. E da dove mannà? Per terra, sottoterra se dovevamo mettere, basta. Quindi qualsiasi cosa faranno sarà sempre, va sempre bene.